È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie, ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Seconda tappa dei trofei MES, la CRV è pronta a partire, andiamo un po' a decantare la griglia di partenza che vede Bisio in pole position 1.37.939 in seconda posizione con il numero 51, Omar Bossotto che ha chiuso in 1.38.624, poco meno di 7 decimi da Bisio, pronto a dare fiamme e fuoco per vincere la gara, a chiudere la prima fila dell'Aglio. Seconda fila che si apre con Maggio, Luca Maggio 1.39.399, abbastanza distaccato dalla prima posizione tenuta da Bisio, ma anche lui pronto a giocarsi un posto per i primi tre. Al suo fianco Gomez Alejandro, grande autore di una prova straordinaria in quel di Varano, parte dalla quinta piazza 1.39.605, non così lontano da Luca Maggio. Al suo fianco Piovani, terza fila che si apre con Trucco al settimo posto, all'ottavo posto Grotti Michele 1.40.604, 5 decimi di distacco da Trucco, e tra poco scoprirete il distacco che ha dalla nona piazza che è detenuta da Gabriele Romeo 1.40.650. Soltanto 46 millesimi dividono Romeo da Grotti. Nell'1.40 sono chiusi diversi piloti, tanti piloti che quindi saranno pronti a darsi battaglia. Tra gli altri anche colui che apre la quarta fila, Figero 1.40.673, a 23 millesimi da Romeo, a 70 millesimi da Grotti, a 5 decimi da Trucco. Figero anche lui dopo una buona gara 1 in quel di Varano è pronto a dare tutto, il tutto e per tutto in quel di Cremona. A chiudere la quarta fila Ferri e Treccani, la quinta fila l'apre Luca Rolando al 14° posto, Salvatore Romano in 15ª piazza, Nicola Sani, sesta fila che si apre con Luca Caldari, Thomas Quattrini che chiude, una coincidenza incredibile, col numero 17 partirà in 17ª posizione, ha chiuso in 1.44.525, non ha trovato una grande performance rispetto a questo circuito, quello di Cremona, poco bello a chiudere la sesta fila. Settima fila con Gerardi Simone 1.45.234, molto alto il tempo per Simone che proverà comunque ad intrufolarsi nelle posizioni davanti. Al suo fianco Bruno Walter e Ghidini, a chiudere Michele Rinieri con la numero 70 che ha chiuso in 1.46.957, sicuramente dovrà dare molto di meglio di quello che ha fatto in qualifica. Io a questo punto non posso far altro che dare la linea alle ragazze che sono pronte per le classiche interviste pre-gara, e qui al mio fianco tra poco si staglierà un personaggio che ha corso e io qui da lui vedo tantissimi arnesi del mestiere, tra poco lo scoprirete, anche perché tra poco parte la CRV. Eccoci qua con Stefano del Michelin Motorsport Service italiano, siamo qua a Cremona, siamo stati qua solo 2 anni fa con un evento commerciale, Michelin Power Days, che ricordiamo quest'anno saranno a Misano, la prima tappa a fine giugno, come appuntamento che riprendiamo dopo 2 anni di stop, e adesso parliamo di Cremona e com'è l'asfalto, come si sono trovate i pneumatici. Ma l'asfalto nuovo di Cremona è molto abrasivo, ma i nostri pneumatici si sono comportati molto bene, hanno retto le temperature alte, non si sono consumati male, anzi molto soddisfatto di come lavorano in un asfalto nuovo che comunque le mette a dura prova. Bene, qualche altro consiglio, visto che durante il briefing hai consigliato qualche trucco per semplificare il controllo della pressione, Stefano? Sì, è comodo e molto efficace ricordare ai piloti di montare le valvole a 90 gradi che agevolano e accelerano i tempi di check della pressione, e anche non mettere i tappini, che tanto non facciamo motocross, non serve che entri lo sporco, qua gli asfalti sono puliti e agevola l'operazione di check durante i turni di prove cronometrate.
Parliamo, ecco qua, Simone Gherardi, storico pilota del K5 Team, nonché storico pilota del CRV. Raccontiamo un pochettino com'è andata oggi e come ti sei trovato, Simone. Beh, allora, partiamo dal presupposto che io a Cremona non avevo mai girato né con la pista vecchia né con la pista nuova. Forse avevo fatto un power day, una mezza giornata. Siamo venuti a provare settimana scorsa, ho preso un po' di confidenza ma ero molto lento. Stamattina abbiamo migliorato, siamo scesi con i tempi, adesso in qualifica abbiamo avuto un problema tecnico alla moto, pensiamo alla pompa della benzina purtroppo, e speriamo di rifarci domani nella qualifica 2, una bella, poi ce la combattiamo in gara, cosa dobbiamo fare? Sono sicuro che stanotte il tuo team manager penserà alla tua pompa della benzina e domani sarai operativo. Allora, in bocca al lupo per domani. Crepi il lupo, grazie a tutti, a domani. Sì, buongiorno, sono qua con Luca Figerò dopo la Q1 di oggi a Cremona Circuit, una vecchia, abbiamo anche i fans che passano, quindi una vecchia, diciamo, una vecchia conoscenza, è stato anche campione del CRV 2 anni fa, se non ricordo male, ed ecco 2018, eccolo qua di nuovo, com'è andata oggi? Ah, guarda, oggi stamattina è stata un po' difficile perché avevo gomme usate e non riuscivo a trovare il passo, avevo un po' di problemi di setup. Per fortuna per la Q1 abbiamo provato soluzioni drastiche e innovative, abbiamo trovato una quadra fortunatamente e abbiamo fatto un tempo abbastanza interessante, però da un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, quindi si pensa che domani si riesca a migliorare e poi in gara, cioè, andiamo a battere un po' con le posizioni davanti, si spera. Sì, perché Luca, ricordiamo che è stato un anno fermo, questo è il suo secondo round, per giunta lui arriva da una zona non semplicissima per raggiungere i vari autodromi, perché arriva poco di meno da dove? Da Valle d'Aosta, e sono infatti comunque da qua sono comunque quei 300 km, 3 ore di viaggio, non sono poi tanto digeribili fatti in giornata, quindi di conseguenza devo partire sempre il venerdì e poi la domenica quando rientro sono le ore beate. Comunque devo ringraziare anche il sostegno da ProRace che come mio sponsor mi sta dando una mano grossa con degli oli per il motore fantastici che consiglio a tutti tra l'altro, e al mio sponsor di casa, casereccio diciamo così, che è l'MPC, che è una birreria artigianale della Val d'Aosta. Ricordando sempre una piccola parentesi di Luca della Valle d'Aosta, abbiamo qua in mano un volantino, poi partiremo con Alejandro Gomez. Questo volantino racconta un pochettino di questo esperimento che è stato incominciato 2 anni fa, si chiama Istrofi. Questi sono pneumatici che sono montati con questi nuovi chiodi che dovrebbero essere l'inizio della nuova stagione dell'anno prossimo. Per chi è interessato ad avere informazioni in più può sempre chiamare noi come CRV Piemonte oppure come Istrofi, c'è proprio un sito dedicato per avere informazioni di come si può correre su ghiaccio. E passiamo a bomba per un ragazzo che dà il ghiacci dell'Ice Trophy, quindi anzi dal ghiaccio dell'Ice Trophy è arrivato anche al CRV già da un anno e sta anche vincendo, insomma. Adesso non so com'è andata questa prima sessione, com'è andata? Ciao Ale, è stato un po' complicato per noi, c'erano un sacco di moto dentro in pista, poi forse abbiamo sbagliato un po' con la pressione della gomma posteriore, quindi abbiamo perso un po' di giri che sono molto valiosi per noi per provare a abbassare i tempi. Comunque penso che ce l'abbiamo fatto un tempo diciamo accettabile e speriamo domani forse si può migliorare un po' alla Q2 e speriamo migliorare ancora per la gara. Come sei adesso in griglia di partenza? Adesso sono quinto alla griglia di partenza, però il problema qua in questa pista soprattutto, che è molto aperta, il rettilineo bello lungo, le mille ci fanno soffrire tantissimo a noi che giriamo con la 600, quindi sarà una bella lotta, tanti sorpassi che ci complica un po' la gara. Perché Alejandro, dovete sapere che lui non corre per vincere nella sua categoria, lui vuole stare davanti a tutti, però la mia domanda era più focalizzata su una normalità di solito, cioè nella tua categoria, cioè 600 expert, come sei messo? Allora, nella 600 siamo terzi, speriamo comunque, una cosa è la qualifica, un'altra cosa è la gara, penso che a gara forse si migliora un bel po'. Perfetto. Hai qualche sponsor, qualcuno da ringraziare? Certo, soprattutto tutti i ragazzi della nostra team, della Nova Race, della Pro Race soprattutto, che ci danno dei oli che sono di altissima qualità, e anche l'Elettrogomme Service che ci aiuta sempre con il cambio di gomma, questo e l'altro, quindi a tutti i ragazzi che ci aiutano
e soprattutto anche al TTN che organizza queste tipo di gare, anche l'Ice Trophy, quindi a tutti voi che siano messi qua in questo bel mondo delle moto. Sì. Alejandro ringrazia giustamente il motoclub che organizza, ma sapete tutti che dietro il CRV Piemonte c'è un motoclub che organizza, ma c'è molto di più, ci sono diverse sinergie con molti altri motoclub, team e amici, piloti appassionati di moto, e ringraziamo sempre Michelin Motorsport. Vi ricordiamo i Power Days per questo fine giugno a Misano. Per quanto riguarda domani, vedremo come sarà il meteo, dovrebbe essere stabile come oggi, e quindi Q2 domani e poi pomeriggio la gara al Cremona Circuit. Grazie. Eccoci qua con Michele Rinieri, un super presente al CRV. Raccontaci un pochettino della tua esperienza pluriennale. Diciamo che stiamo migliorando giorno per giorno, certo non siamo mai contenti perché giustamente siamo piloti, anche se le prime esperienze siamo piloti. Cerchiamo di andare avanti, di migliorare, sicuramente col CRV si gira bene, si sta bene, continuiamo così, speriamo di andare avanti ancora per un po' di anni. Grazie. Perché Michele è qua da tanto, poi aveva avuto un attimo uno stop per un incidente, però è ritornato più forte che mai. Speriamo di rimigliorarsi sempre di più, grazie mille Alessandro. Allora grazie a te e in bocca al lupo per domani. Grazie mille, al bocca al lupo. Eccoci qua dal CRV, abbiamo qua proprio un fenomeno scoperto quest'anno che è passato dalla classe Rookies alla Expert. E raccontaci un po', sei? Sono Omar Bossotto, sono di Torino. E da quest'anno mi sono iscritto al campionato Expert per cercare di provare a vincerlo, ma purtroppo la competizione è molto dura qua dentro, assolutamente. Perché è dura? Come è andata oggi? Oggi ho fatto il secondo tempo e a 7 decimi dal primo, però riuscire a girare sotto il 38 non è facile, assolutamente. Le gomme si comportano molto bene, però è una questione di diciamo conoscenza della pista, e Cremona è una pista fantastica ma difficile da interpretare. Bene, e allora non possiamo dire altro che in bocca al lupo per domani, Omar. Viva il lupo e grazie a tutti e partecipate al CRV. Eccoci, buongiorno, Q2 del CRV, abbiamo qua una new entry importante, sta man mano scalando, abbassando i tempi, com'è andata? Ma sinceramente bene, cioè il primo Q1 non sono andato molto bene, non riuscivo a trovare bene il feeling con la moto e adesso ho migliorato il tempo e vediamo per la gara, dai. Ok, presentati, perché io pensavo di presentarsi, presentati, chi sei? Sono Thomas Quattrini, rookie, primo anno di gare. Bene, tenete l'occhio su di lui, Thomas è di Milano, giusto? Sì, sono di Milano, provincia di Milano. Ok, se c'è qualcuno che vuole supportarlo, lui è in ricerca anche di aiuti, sponsor e follower. Assolutamente, assolutamente. Grazie Thomas, in bocca al lupo. Grazie a te. Bene Luca, eccoci qua con Luca Maggio alla Q2 del CRV a Cremona, il campione in carica della 600 Expert, sentiamo com'è andata. È andata bene, io di mattina sono sempre un po' fiacchetto, però con questa temperatura mi sono trovato bene. Pomeriggio vediamo cosa succede, cerchiamo di resistere tutti i giri. Con quali coperture pensi di partire? Sempre la stessa, mi sono trovato bene, non posso dirlo però. È un segreto perché ovviamente non vuole svelare la tattica di gara. C'ho quindi... una hard davanti, una hard dietro, una molto molto hard di fianco. È un very hard rider, sempre, ok? È duro, duro. Boh, perfetto, grazie. Ed eccoci qua dopo la Q2 del CRV, abbiamo sempre il nostro ospite che magari riuscirà a fare la telecronaca anche oggi, Giovanni Baggi. Raccontaci un pochettino, un po' in cosa stai lavorando tu per le prossime settimane. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora niente, siamo venuti qua io e mio figlio questa volta a trovarvi. Le prossime settimane per la mia squadra saranno due settimane impegnative perché partiamo per Roma per la Coppa Italia Vallelunga col pilota Mario Spatari nella classe Superior Cup. E il team Avio Bike invece domenica 6 giugno parte per la 24 ore di Le Mans. Purtroppo questa volta, o per fortuna non lo so,
farò il team manager al 100%, ho deciso di saltare questa gara perché per un piccolo infortunio che mi sono procurato alla mano sinistra un mesetto fa, ho deciso di non buttare via tutto per la squadra con tutto il lavoro che è stato fatto e mettere un pilota giovane francese con la 24 ore nel sangue e quindi di fare il manager al 100% della mia squadra finalmente, Alessandro. E niente, questi sono un po' gli impegni. Oggi qua è una giornata bellissima e speriamo vada tutto bene. E ti do una notizia, hai anche una moto che arriva dalla tua factory, che è in pole. Ho visto che il buon Marco Bisio è stato fantastico, ho visto che ha fatto la pole position, sono contentissimo e sono contentissimo che sia qua con voi. Bene, grazie anche per essere tu con noi. Ciao a tutti. Eccoci qua ancora oggi con il nostro boss della Pro Race. Al secondo round di Cremona ci ha anticipato la visita e è venuto qua il sabato già direttamente. Com'è andata oggi? Molto bene, i piloti sono molto contenti per quanto riguarda appunto la lubrificazione e frizioni con con partenze molto più sciolte e motori molto belli pronti a prendere i giri, velocità di accelerazione veramente molto elevata, temperatura dell'olio ridotte notevolmente, quindi massima potenza. Bene, e domani cosa abbiamo per i ragazzi, per chi sarà sul podio? Cosa abbiamo come welcome kit? Domani abbiamo diversi premi appunto per i terzi classificati, i secondi e i primi, diciamo, quindi da prodotti che vanno dallo spray appunto per come pulitore freni e frizioni, piuttosto che il prodotto per lavaggio motore e poi anche prodotti, diciamo, di manutenzione come spray speciali, sbloccanti e antiossidanti. Senti Lorenzo, ma se io volessi comprare un olio Pro Race o volessi appunto provare il tuo prodotto, come faccio? Allora, ci potete contattare direttamente al telefono 035 51 46 53 e poi eventualmente via email a info@prorace-industry.com. Perfetto, direi che c'è tutto. Grazie sempre a ProRace per la sua presenza e ricordiamo domani la gara con i premi podio da ProRace a Michelin e altri nostri partner commerciali. Grazie. Siamo nei box con Michele Grotti, secondo classificato a Varano. Vogliamo chiedere a lui come ha trovato questa pista dopo alcuni giri fatti questa mattina. Sì, la pista è molto, molto bella, dopo la modifica che hanno fatto al tracciato è diventata un po' più veloce nella parte iniziale e mi piace tanto e sicuramente c'è anche da divertirsi sia oggi in qualifica che domani in gara. Dai, bene, allora ti vogliamo incontrare al parco chiuso. Certo, ci vediamo dopo la qualifica. Grazie Michele, a presto, ciao. Sei carico per questa gara? Tantissimo, siamo carichi e speriamo di fare una bella gara, l'importante è divertirsi, per noi l'importante è quello, almeno per me personalmente, gli altri non lo so, per me l'importante è divertirmi e arrivare a fine giornata. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Aleandro, parti dalla seconda fila, quali saranno le tue aspettative della gara? L'aspettativa sarà, primo soprattutto, fare una bella partenza, fortissimo, perché ne abbiamo il grande problema delle ragazze che vanno con le mille, quindi per forza dobbiamo fare una bella partenza e poi cominciare a giocare per vedere se siamo capaci di vincere almeno la 600. Michele Grotti parte in terza fila, cosa ti aspetti dalla gara? Ah, certo, bisogna fare una bella partenza per cercare di rimanere in contatto con i primi perché sono molto veloci e quindi è molto facile che vanno via, ecco, quindi cerchiamo di partire abbastanza bene. Rinieri Michele, sei carico, pronto per questa gara? Prontissimi, come sempre, speriamo di arrivare in fondo. In bocca al lupo. Grazie mille, altrettanto. Omar Bossotto, cosa ti aspetti dalla gara? Onestamente cercherei di provare a vincere, però vediamo come andrà a finire. Quattrini Thomas, eccoci qua, sei pronto per la gara? Sì, dai, sono carico, dai. Sì. Adesso vediamo come va, in qualifica sono riuscito a migliorare. E vediamo, dai.
Tutto pronto per il secondo round dal Cremona Circuit, sono sempre Gianluca Drammis, CRV, ma qui al mio fianco c'è una new entry. Ciao a tutti, grandi piloti, io sono... Niccolò. Sono Niccolò Rosso, ex pilota e avevo partecipato anch'io. Vi racconteremo qualcosa durante la gara perché è iniziata, via! Mamma che impennatone, Nico! Grandissimi. Tutto pronto per questa gara, andiamo a ribadire veloce la pole di Bisio, secondo Bossotto e poi Dell'Aglio, Maggio, Gomez, Piovani, sarà una gara interessantissima. Andiamo subito con Michele Rinieri. Ale, parto subito con una domanda. CRV, 9 giri, tutti d'un fiato, sempre grandi emozioni. Cremona è un circuito nuovo, è stato riadibito, dopo ti chiederò un paio di cose che riguardano te stesso. Per tutti i commenti che ho fatto, per le gare che ho visto, non tanti margini di sorpasso, tolta qualche rettilineo dove devi far... Sì, sono pochi i punti di sorpasso Cremona, ci sono pochi punti dove fai delle grosse frenate, dove magari puoi fare la differenza con il pilota davanti, però comunque una gran pista ti permette di essere... Guarda qui veloce. Gomez intanto, ad esempio, che infila il diretto, stiamo vedendo una carrellata di immagini, Nico, che fanno già spavento, ci fanno divertire qui addirittura la carena posteriore di Gomez, che ha fatto il bello e il cattivo tempo in quel di Varano. Vediamo se qui a Cremona si conferma. Tu, Nicolò, hai gareggiato in CRV? Sì, ormai è passato qualche annetto, ma l'avevo fatto anch'io e sono molto contento di averlo fatto, perché anche comunque sono risultato campione europeo due anni, per cui molto contento di averlo fatto. Hai visto qui super Niccolò Rosso che ci sta iniziando evidentemente a deliziare in tutto questo. Allora, andiamo un po' a fare una schermografia. Perché stiamo iniziando a guardare un po' di inizio, eccetera, eccetera, e stiamo cercando anche di farci un'idea di quello che può succedere. Non ti voglio chiedere nemmeno chi vince, perché lo scopriremo cammin facendo. Ti dico, ci sarà spettacolo sicuramente. Mamma che sorpasso all'esterno, vediamo all'esterno se riesce a chiuderlo. Vediamo, no, perché mi sembra che ha mantenuto poi l'interno. Allora andiamo a fare un po' un check. Maggio davanti, Gomez, Bossotto, Bisio, Dell'Aglio, Trucco, Figero, Grotti, Piovani, Romeo Ferri, Rolando Treccani, Pocobello, Sani, Caldari, Quattrini, Gerardi, Bruno Rinieri. Si stanno divertendo tantissimo anche quelli dietro, io lo so, te lo posso garantire. Maggio, grande partenza, sta cercando di iniziare a crearsi uno spazio, un pertugio che poi ti chiederò se, scopriremo poi probabilmente dopo se riuscirà a mantenere. Io intanto mi sono già preparato la mia listina con tutti quanti i tempi, perché non voglio farmi trovare impreparato. Mi dici quell'aneddoto su Cremona, dai, dimmelo, perché sono troppo interessato. Io lo so già, ragazzi, è voi che dovete sentirlo. Era stata una giornata di allenamento, di test con la moto, che purtroppo non è finita bene. Ho passato qualche mesetto nell'ospedale, però... E no, come qualche mesetto? Sei mesi. È stata brutta allora. È stata brutta. E così ho dovuto chiudere la mia vita. Maledetta Cremona, potremmo dire allora, da questo punto di vista. Maledetta la sfortuna. Poteva succedere in qualunque pista, quindi certo, nessun problema. No, l'importante è poter raccontare questo. Bossotto infila Gomez. Attenzione, Bisio. Sfruttano la scia. Infilano tutti e due Gomez. Ahi. Problemino per Gomez, che era volato in gara il primo round, Nico, in quel di Varano. Si vede che ha trovato una certa attitude con quella pista. Invece qui è stato infilato sul rettilineo, che è il punto dove sorpassano praticamente tutti, perché sfruttano la scia evidentemente, anche con una certa facilità. Hanno infilato Gomez sia Bossotto che Bisio. Adesso infatti vedrete Gomez quarto, è così. Maggio prova a scappare e iniziamo a dare qualche intertempo cronometrico. Maggio 1.39.6 al secondo giro, 1.39.2 Gomez, 1.38.4 Bisio e Bossotto in fotocopia, che stanno provando a rimontare. Gomez mi sembra totalmente in difficoltà. Sì, esatto, poi questa è una pista dove se sei un attimo in difficoltà rischi di perdere tantissima strada, perché non avendo punti dove è facilitato il sorpasso rischi magari di rimanere
un po' rallentato dal pilota davanti a te che è più lento. Questo è Bossotto intanto che sta cercando di tirare, di serrare le fila per avvicinarsi a Maggio. Qui siamo live on board con Rinieri che si trova in, lo vado a cercare, non lo trovo mica, in ventesima posizione. Beh, tranquillo, lui è tranquillo verso l'ultima posizione, sta cercando di avvicinarsi agli altri piloti, ma sono sicuro che si sta divertendo tantissimo, perché poi è questo l'obiettivo del Messi Trofeo Motostrade. Gabriele Romeo che cerca di avvicinarsi a Figero, che fu autore di una buonissima prestazione in quel di Varano. Ti chiedo Gabri, buonanotte, ho letto Gabriele Romeo, ti stavo chiamando Gabri. Ti chiedo Nico una cosa, le gomme possono soffrire sui 9 giri? È una domanda che ho fatto a tutti quanti. Qualcuno mi ha detto sì, però sui 13-15, sui 9 erano un po' più restii. Allora, 9 credo che con le gomme vendute oggi si faccia fatica a perdere. Guarda che bella immagine, andiamo di slow motion. Esatto, esatto. Quindi mi dicevi che le gomme, difficile, È difficile che perdano grande efficacia in così pochi giri. Però tutto dipende dalle temperature, dalla mescola. Faceva caldo, faceva caldino, te lo posso garantire. Faceva caldino, avrà messo tutto. Però erano le 5. Ti dico quindi, erano, perché noi stiamo commentando in post-produzione, quindi posso affermare io che ero presente all'evento che erano le 17 e caldo, però ad esempio rispetto alle 13, le 14 ora di punta sicuramente meno caldo, quindi probabilmente ancora meglio per le gomme. Sicuramente riesci anche a sfruttare molto meglio il grip della gomma con la temperatura più corretta, sfruttare di più il grip della gomma e anche avere dei tempi sui giri, sul giro molto più efficaci. Più efficaci, sto andando a guardare un po' gli slow motion. Questo è Figero che nelle prime battute si era già staccato dal gruppone dietro e stava cercando di attaccarsi al gruppone davanti un po' da tappo. Figero che si trova, perché stiamo guardando degli slow motion e dei replay, in decima posizione e che era autore di una prestazione discreta, anche se mi fece molta più impressione in quel di Varano. Però è segno che le due piste, tu a Varano ci sei stato, penso proprio di sì. Sono stato anche a Varano. Sono due piste totalmente diverse. Cremona sappiamo che c'è, tra l'altro abbiamo stata dedicata questa pista a Bergamonti, un pilota straordinario, un atleta straordinario, il cinquantennale della sua morte, compagno di Giacomo Agostini. Però ti dico, Nico, due piste totalmente diverse. Sì, questa è una pista molto più guidata, molto più veloce rispetto a Varano. Più tecnica Varano? È più tecnica, sì. Tante curve dove magari se metti la moto mezzo metro fuori dalla traiettoria rischi di perdere il giro veloce. Bossotto si sta iniziando ad avvicinare a Maggio, si sta facendo fortissimo alle spalle di Maggio, ma Maggio infila il suo miglior giro, Nico, 1.38.992, quindi sta sotto il 39. 1.38.7 Bisio, 1.38.7 Bossotto, 39.4 Gomez che è in difficoltà. Dell'Aglio ad esempio fa 39.9, quindi molto alto anche Dell'Aglio, con Piovani 49, poi lì si staccano, cioè è proprio come se c'è una spacchettatura, Nico. I tre davanti stanno andando a un ritmo, Gomez non gli sta dietro, ha provato, è stato secondo fino alla fine del secondo giro, ma poi è stato infilato da Bossotto e Bisio. Da Dell'Aglio in giù si sta sotto i 40. Li vedo che hanno un buon passo, tra l'altro non si disturbano perché sono abbastanza distanti l'uno dall'altro. Ancora quindi non c'è quella bagarre, quella tensione. Riescono a mettere insieme dei giri veloci come se fosse questi qua dietro qualifica. Si divertono però Bruno e Gerardi. Esatto, sembra che sono del team Speedy Bike, loro si divertono. A chi sta davanti, chi sta dietro, è un modo comunque di affrontare la gara. A volte durante la gara non... No, ma perché purtroppo sai cos'è la cosa, Nico? Che tante volte noi ci soffermiamo a parlare, a guardare la gara di quelli davanti, ma quelli dietro, scusa, si divertono molto di più e imparano anche di più, perché quando hai uno davanti... Bossotto, scusami Nico, ti devo interrompere, scavalca d'impeto Maggio, mamma mia, manovra importante, anche perché sul rettilineo gli ha mangiato la scia. Adesso vedrai che andrà a chiudere il quarto giro entrando nel quinto davanti. Super Bossotto, Omar Bossotto prova a scappare, Maggio secondo, Bisio terzo, Gomez, Dell'Aglio, e guarda come si sono cristallizzate le posizioni. Siamo a questo punto quasi, abbiamo già scavalcato a metà gara, non ci siamo manco accorti. Vale, 38.2 Bossotto, mamma mia, 38.6 Bisio, 39.1 Gomez, Maggio ad esempio 39.3. Maggio, sì, mi sa che inizia a essere un po' in difficoltà. È un po' più lento e tra l'altro davanti hanno un ottimo passo, perché tengono il 38 medio e riescono a stare lì sul passo. Figero ottavo, nono Romeo, decimo Treccani. Andiamo a vedere Grotti, in questo caso
che cerca in qualche maniera di stare alle spalle di Treccani per poi avvicinarsi anche a Romeo, però mi sembra che sono un po' più lontani. Eh sì, sono abbastanza lontani addirittura da non poter prendere la scia. Eh sì, ahi, Rinieri, ritiro. Eh già. Ritiro per Rinieri, che peccato. Però era sprofondato in ventunesima e non mi sembrava che ci fossero grandi chance per poter ritornare in pista. Sono interessatissimo a vedere lì davanti Maggio come sta rispondendo, perché mi sembrava in difficoltà, Nico. Eh sì, bisogna vedere durante la gara se hanno dei problemi eventualmente col grip delle gomme, se la temperatura non questo è Gomez problemi. Però Gomez, sai che sta migliorando, si sta portando alle spalle, esatto. Ma sai che questo però per me non è nemmeno Bisio, addirittura Maggio. Non vorrei che Maggio sia stato scavalcato da Bisio. Ho questa netta impressione. E infatti è così. Maggio scavalcato da Bisio e Gomez che adesso gli si sta francobollando alle spalle. Crollo totale di Maggio. Vado a vedere il tempo. 39-3, 39-1 Gomez, 38-6 Bisio, 38-2 Bossotto che sta volando. Anzi, il quinto giro, no, 38-4 Bisio, 38-5 Bossotto, 38-3 Gomez, 39-8 Maggio. Mamma mia, ma avrà crollo fatto un totale. Errore. Magari ha fatto un errore, può essere un lungo in una curva, in una frenata. Assolutamente, perché non si spiega. Cioè, non si spiega più che altro in rapporto agli altri piloti che si stanno continuando a migliorare. Esatto, ma anche i tempi che ha fatto precedentemente. È vero, perché precedenza tolto il 39.6, dove però era davanti nel secondo giro e gli altri giravano sulla falsa riga ed aveva provato a dare un bello strappo, poi ha fatto un 38.9, però è sempre stato, ha sempre tenuto il 39, e il problema è che sono gli altri che hanno iniziato a correre forte. Gomez dietro, la zampata l'ha avuta, l'ha piazzata e adesso si è messo davanti anche lui a Maggio, che si trova in quarta posizione penso, o addirittura ancora era dietro. Qui stiamo vedendo qualche replay. Bossotto, Bisio, no, ancora Maggio, Gomez, Dell'Aglio. Vediamo se riesce a tenere almeno il podio. Luca Siffert Maggio, pilota conosciuto e anche con una certa esperienza. Quattrini, questo è un primo piano di Quattrini. Guardali qui davanti come se la sgasicchiano. Eccoli lì, appaiati. Quello mi sa che è Gomez con Maggio, eh? Dietro si stanno creando dei micro gruppetti. Cominciano a avvicinarsi. Bellissimi. Ferri Grotti. Grotti che è scalato in dodicesima. Trucco settimo. Sesto Piovani. Sto facendo anche un po' un check, Nico, delle posizioni indietro. Anche per farci un po' un'idea su quello che stiamo vedendo e a che cosa stiamo assistendo. Gherardi, francobollato a Bruno. Questi due se le stanno dando di santa ragione tutti e due, però sono sempre lì. Quello è sempre il solito discorso. Si divertono. Che è la cosa importante. Sì, che non si facciano male, questo è l'importante. 18esimo e 19esimo. Ghidini, 20esimo, poco bello, 17esimo. Sono interessatissimo il passaggio, il giro, per vedere Maggio se è stato scavalcato da Gomez o se è riuscito a respingere l'attacco. Anche perché poi deve respingere l'attacco per tutto il tempo. Questo è Gomez. E se l'è messo alle spalle Maggio. Ha scavalcato Maggio, Gomez. L'ha scavalcato, Nico. Quindi Gomez davanti a Maggio. Adesso lo comparirà in terza posizione. Eccolo lì. Primo, sempre lui. Super Bossotto. 39-3, ha alzato un po' la pedivellina. 39-0 Bisio, che sta provando ad avvicinarsi non tantissimo. 38-5 Gomez, che ha dovuto fare un super giro. 39-3 Maggio. Esatto, beh, sono contento per Gomez che è riuscito a recuperare la posizione del podio. Gran bel pilota Gomez, eh? Esatto. Attenzione, che succede? Aia, è una caduta. È una caduta ed è Treccani, mi sembra, giusto? È proprio Treccani. Aia. Sembra si sia fatto male. Speriamo niente di grave. Adesso oggettivamente vediamo che arrivano subito i soccorsi. Speriamo subito di vedere una mano al cielo come per dire sono tranquillo. In questo momento ti dico la verità, Nico, di fare cronaca interessa relativamente. L'importante è che stia bene il ragazzo Treccani, anche perché se poi non ci sono le condizioni, tra l'altro no, taglieranno il settimo giro, o se non lo tagliano finisce qui la gara. Questo è Romeo intanto, che evidentemente non ha ricevuto una segnalazione ancora. Quando riceveranno una segnalazione, se ci sarà, cambierà tutto. Figero, ottavo. È un po'... Vorremmo anche con Nico avere, se possibile, speriamo con le inquadrature, qualche segnale di sicurezza. Però sai che mi sa che hanno iniziato a alzare il piede, perché io non vedo bandiere. Dimmi tu, aiutami tu se le vedi, Nicco. Sì, bandiera rossa. Bandiera rossa, però vediamo. Beh, tranquillo. Per fortuna si sta rialzando Treccani. Uff, che spavento.
Esatto. Che sbagliato Nicola, ha alzato la mano un po' intontito, ha alzato la mano. Per fortuna, gesto col pollice, Cremona ne fa, eccoli qua. In bandiera rossa stanno tornando tutti dietro, quindi si tiene il podio all'arrivo del sesto giro a questo punto, Nico. Esatto. Bossotto quindi vince la gara con Bisio e Gomez. Maggio dell'Aglio, per fortuna Treccani tutto a posto. Cercheremo adesso evidentemente di informarci in post produzione, Nico, anche per ragguagliare. Qui vediamo la carena di Gomez, non abbiamo visto la caduta, siamo sinceri. No, abbiamo visto il pilota già a terra, però fortunatamente l'abbiamo visto anche rialzato. No, esatto, per fortuna, un gesto anche importante, quel pollicione in alto, come per dire ci sono, sto bene, non sto male. Per fortuna. Peccato aver terminato la gara un paio di giri prima, perché era bello vedere. Sì, ci stavamo divertendo e stavano secondo me divertendo anche loro, molto. Anzi, Gomez l'avevo visto fare un bel recupero. Sì, aveva mangiato 8 decimi nell'ultimo giro a Bisio, a Bossotto. Esatto. La cosa importante, se poi tu che l'hai vissuta, Nico, è che sia andato tutto bene. Nel senso, che stia meglio il ragazzo. Adesso cerchiamo anche di informarci e tirare un sospiro di sollievo. Esatto. Vince quello. Bossotto, secondo Bisio, terzo Gomez. La gara termina 2 giri prima per la caduta di Treccani. A tra poco. Pochi secondi con Michele Grotti al parco chiuso. Com'è andata, Michele? Adesso lo scopriamo tra un po', perché c'è stata una bandiera rossa, quindi non si sa esattamente ancora. Però riesco sempre a partire bene, poi dopo in gara non so perché, ma faccio fatica sempre a prendere il ritmo dei primi davanti. Bisognerà lavorarci. La prossima volta andrà meglio. Speriamo di sì, dai, adesso ci concentriamo, ci prepariamo un pochino meglio, poi dopo vediamo Cervesina, insomma, di fare un po' meglio di come abbiamo fatto oggi. Noi siamo lì che ti aspettiamo. Va bene, ciao, grazie Nilo. Ciao. Pochissimi secondi con Thomas Quattrini, non è facile parlare con lui, vediamo se riusciamo a farci raccontare qualcosa dall'evento della gara. Ciao, allora, sono partito sinceramente meglio di quello che pensavo e sono riuscito a portare a casa qualche posizione, credo, adesso non ho ancora guardato. E la moto mi piaceva tantissimo, guidato meglio che in Q2 e niente, dai, spero che sia stato bello da vedere. Buona, un po' oltre le aspettative. Sì, diciamo che sono andato un pochino avanti rispetto alle mie aspettative, sì. Ottimo, dai. Grazie. Alla prossima. Va bene, grazie. Con Simone Gherardi e Walter Brau, io lo riconosco. Grande. Così. Come andate, ragazzi? Ma guarda, siamo partiti bene tutti e due, eravamo dietro, ma noi due ci siamo divertiti, ci siamo scambiati le posizioni, dimmi tutto. Guarda che bella coppia, Ma vero, di vero, fatto vero. No, però. No, beh, ci mancherebbe altro. Eravamo dietro, ma ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo scambiati 2-3 volte la posizione, ma ci siamo veramente divertiti. Per noi è meglio che vincere. Assolutamente, questo. Assolutamente, e questo è lo scopo di questi trofei, dove tu ti diverti anche se sei ultimo, per dire, però trovare uno con cui girare, combattere, lo scopo della giornata. È bello sentirvelo dire, bravi ragazzi. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Ciao. Pochissimi secondi con Michele Regneri, siamo riusciti a fermarlo per farci dire com'è andata questa gara un po' così, diciamo. Diciamo che è già la seconda che va così, più di 5-6 giri non riesco a fare, ho un problema alla gamba e spero di risolverlo adesso nei 2 mesi di stop. Spero di tornare a questo punto con la prossima gara più forte, perché battagliare per l'ultimo posto non mi sta bene. E noi ti aspettiamo qui al 100%. Grazie mille. Grazie ciao a te ragazzi. Michele. Ciao.